Siamo con il presidente della FIDAL, Carlo Moscatelli, presente oggi qua a Citerna. Allora, aumentano le manifestazioni di podismo sparse in tutta Umbria. Come si diceva prima con il presidente del CONI, Ignozza, una bella realtà, 350 persone qui a Citerna, uno dei borghi medievali più belli d'Italia. La cosa più importante è che queste manifestazioni danno la possibilità di far conoscere agli umbri e non le meraviglie della nostra regione. Sinceramente io non ero mai stato in questa località e sono stato particolarmente proprio felice di esserci, perché l'Umbria è bella, qui siamo in Umbria chiaramente, Umbria, sì. Ai confini con la Toscana proprio, e è una cosa meravigliosa. Vedere 350 e oltre partenti dà ancora più lustro sia allo sport che alla nostra regione. E la nostra FIDAL sinceramente sta lavorando tantissimo per ampliare questo panorama delle corse su strada a tutte le altre manifestazioni regionali. La corsa è bellissima, bel panorama. Ho faticato un po' perché io vengo dal lungo infortunio e ci vuole alla mia età a riprendere, quindi, però è un bel percorso, organizzato bene, complimenti. La salita finale ti è piaciuta? È bellissima, insomma, meglio guarda per terra, no? La cima, perché era dura. Grazie a Roberto Polticchia. Allora, Gradassi Mauro, un amico mio di tante battaglie che abbiamo fatto assieme su qualche gara, mi ricordo Pietralunga e tante altre, ci siamo divertiti veramente. Allora, dopo la bella organizzazione della vostra gara di ieri, oggi presenti al Giro dei Tre Paesi. Questa gara, Mauro, ti è piaciuta? No, bellissima, bellissima, veramente una bella gara. Poi è impegnativa sul finale, però per me che sono un veterano dei trail è andata bene, grazie. Pamela Rossi con la nuova divisa della battaglia running d'Anghiari. Questo percorso lo conoscevi già perché lo hai già corso, se non vado errato. Com'è? Sempre bello? Sempre bello, sì sì, bellissimo, una bella giornata oggi, tanta gente, bella manifestazione. Certo che per te, per i chilometri che sei abituata a fare tu, che sei sopra i 50 chilometri come minimo, farne 11 e 580 sono un po' pochi. Il riscaldamento per me, non ci ho rotto neanche il fiato ancora. No, però bello, diverte, correre da sempre gusto. Ti abbiamo visto correre con Michele Perugini. Allora, Alessandro Fiorucci, Olimpiche Runner Lama, com'è andata? Sì, è andata molto bene, poi ringrazio i miei compagni di squadra che mi hanno tirato per tutto il percorso, perché in salita, sono sincero, ho camminato un paio di volte perché sono alle prime uscite, quindi, però sempre bellissima gara, bellissimo percorso e ottima organizzazione, un complimento a te che hai fatto tutto questo, insomma. Grazie, ma io devo rigirare i complimenti ed estenderli all'amministrazione comunale, alla Proloco di Citerna, in particolare Fabio Rossi che è il presidente della Proloco, e a tutti i suoi aiutanti, a Doriano Cangi, presidente della Proloco di Pistrino, alla presidentessa della Proloco di Fighille, al sindaco di Citerna, a Scarpe Sport che è presente qui sul piazzale con Alessio Lucaccioni, al salumificio Valtiberino. Tutti hanno contribuito a far sì che questa manifestazione possa riuscire nel minimo di particolari. Carlo Moscatelli e Fabio Pantalla, presidente e vicepresidente della FIDAL. Fabio Pantalla, vieni qua, tu, Carlo non l'ha corso, tu hai corso questo Giro dei Tre Paesi. Fabio Pantalla, vicepresidente della FIDAL, che ti è sembrato questo percorso, Fabio? Ma sicuramente duro, molto molto duro, però bello, mi sono divertito, tanta salita. Oggi abbiamo corso insieme all'amico Marco Busto, però il paesaggio è veramente bello, il paese di Citerna bellissimo, quindi merita sicuramente di essere corsa questa gara. Grazie, ti rubo solo un attimo perché sta arrivando l'assessore Paolo Bragotti, che taglia il traguardo 1:10:08. E vai, ha tagliato il traguardo anche l'assessore allo sport del comune di Citerna. Quinta piazza per Simone Lanzi. Com'è andata questa gara, Simone?
Gara diciamo bene, pensavo di essere più brillante in salita, infatti ero al fianco di Marini, ho provato a stare lì ma invece niente, non ho tenuto il passo, sono calato e sono rimasto un attimo con Burzicchi, con Luca, poi nel finale mi è andato via anche lui. Però sono contento, stiamo rientrando bene sulle gare, aspettiamo un po'. Allora, Citerna, uno dei borghi medievali più belli d'Italia, inserito tra i 100 borghi medievali più belli d'Italia, e ha visto oggi la presenza di oltre 350 atleti con numerose famiglie al seguito. Penso che lo sport e turismo possa valorizzare queste cose, Presidente. Ma sicuramente il CONI, il Comitato Olimpico, da tanto tempo sta affrontando questo problema. Siamo convintissimi che attraverso lo sport si possa parlare di turismo e valorizzazione del territorio. Oggi credo che sia l'esempio più bello, 350 partecipanti, una vera festa dello sport in uno dei borghi più belli d'Italia, credo che il connubio sia veramente da mettere in risalto. Grazie al Presidente Ignozza per la sua presenza, lo ritroveremo poi alle premiazioni. Grazie mille, Presidente. Grazie, in bocca al lupo a tutti e soprattutto un complimento all'amministrazione e ai tanti atleti che hanno partecipato. Giuseppe Marini, terzo gradino del podio, bella rimonta, ti davano nel gruppetto e poi hai staccato tutti. Com'è andata questa gara? Ah, è andata bene. Siamo arrivati ai piedi della salita tutti insieme, diciamo, Yassin era davanti, c'era Yassin e Lorenzo, poi c'era un gruppetto, io, Lanzi, Tartaglini, c'era un po'. E dopo nella salita ci ho provato e è andata bene, dai. Quando va così, adesso è un periodo che sto bene, quindi approfittiamo. Allora, Sindaco di Citerna, un'altra bella manifestazione oggi qua, 340 i partenti. Su questo splendido paesaggio che è i tre paesi del comune di Citerna. Assolutamente, eravamo partiti per scherzo alcuni anni fa con questa idea e invece credo che sia stata vincente, il numero degli iscritti lo dimostra, anche perché è una gara nuova tutti gli anni in questo modo, cambia la partenza, cambia l'arrivo, cambiano le caratteristiche del percorso e mi fa davvero piacere, insomma, che ci sia anche l'apprezzamento di non solo del percorso ma anche del paesaggio che è possibile ammirare nella nostra zona, quindi da parte nostra sempre, insomma, grande impegno per un'iniziativa che promuove la salute, quando c'è sport c'è salute e anche il paesaggio e la nostra terra che è bellissima. Vediamo infatti che c'è tanta gente oltre gli atleti qua presenti, pubblico che ha accompagnato gli atleti e che sicuramente vedranno le bellezze di Citerna. Ricordiamo che c'è anche una manifestazione che ricorda i 100 anni dal terremoto, giusto? Sì, proprio questi giorni infatti abbiamo ricordato il centenario dal terremoto, c'è una bellissima mostra fotografica negli ammassi che invito a vedere, ma anche le bellezze artistiche che ci sono nel nostro comune, quindi anche tutti gli atleti con le famiglie eccetera che poi si tratterranno qui avranno modo anche di vedere il nostro borgo, antico borgo medievale. Paolo Bragotti, assessore allo sport di Citerna. Allora Paolo, quest'anno ti sei voluto cimentare sugli 11 km 580 metri. Com'è andata dal punto di vista podistico prima? Beh, dal punto di vista podistico è una gara veramente dura. Solo che devo dire, io sport l'ho fatto tanto, 30 anni di pallone, però stare qui insieme a tutto un gruppo così di 300 persone è un'emozione veramente fantastica. Io lo consiglio a tutti. La salita di Citerna è un inferno, però venite perché veramente ne vale la pena. Basta un paio di mesi di allenamento e ci si riesce, arrivare quassù è fantastico, un panorama così non c'è nessuno. Allora, un ringraziamento, tu hai collaborato con me assieme all'amministrazione comunale, al sindaco Giuliana Falaschi, un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato e che tu hai incontrato lungo il percorso, penso che dalla tua voce sia doveroso. Beh, i ringraziamenti sono tanti, in primis logicamente il fantotum, l'ideatore della gara, che comunque è Patrizio Lucchetti qui presente, che premieremo oggi con il sindaco qui, come questa è la sorpresa che ti facevamo, con una targa ricordo, per l'organizzazione e l'impegno che mette, perché organizzare una gara così serve diversi mesi. Ringrazio tutta la giunta, il sindaco Giuliano Falaschi che ci dà l'appoggio per realizzare questa gara, tutti gli uffici comunali che si spendono tutti per la realizzazione, tutte le associazioni, perché questa gara ha anche
un riscontro sociale che mette insieme tutte le associazioni di questo paese. Qui ci saranno presenti tutti i presidenti della Proco di Pistrino, di Citena, di Fighiere, l'Associazione Giovane Terza Età e altri che hanno insieme ai loro volontari chiuso le strade, aiutato, fatto tutto il possibile. Un grande lavoro di insieme che permette di realizzare una gara così bella. Grazie ancora Patrizio. E diamo l'appuntamento al 1 maggio 2018 da Pistrino. C'è meno salita? Sì, logicamente faremo un po' di stretching in quest'anno, ci ricaricheremo, però felici di un risultato fantastico come quest'anno, sicuramente faremo ancora meglio, giusto Patrizio? Grazie a Paolo Vagrotti, giustissimo. Solo due minuti, abbiamo voluto fare un pensiero, un ricordo a chi per 6 anni di fila ha riorganizzato questa splendida gara, più di 300 partecipanti, una targa ricordo, lascio la parola al sindaco per ringraziare ancora Patrizio Lucchetti. Ecco, abbiamo praticamente detto tutto. Un grazie davvero a tutti quanti per la collaborazione nell'organizzazione di questo evento a cui l'amministrazione tiene particolarmente. Però ci piaceva in questa occasione, insomma, anche ricordarci di chi si è speso tanto dall'inizio, dalla prima edizione che era stata una scommessa per tutti noi. Quindi invito Patrizio Lucchetti a venire qui con noi e a fare un applauso davvero per questa persona del nostro comune, tra l'altro, che davvero ha messo tutta la sua professionalità nell'organizzare questo evento, perché dietro a tutto ciò c'è tanto lavoro anche da un punto di vista organizzativo e magari noi non ce ne rendiamo conto, però decisamente Patrizio, grazie per tutto quello che stai facendo anche per il nostro comune, oltre che per lo sport in generale e per il podismo. Grazie.